Vado subito a salutare, come ogni giovedì nei primi 15 minuti, gli amici della Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali Piero Baldesi, la SATI, che è davvero un'istituzione che dal 1985 ricalca una delle principali necessità degli studenti, ovvero la creazione di un collegamento tra scuola e lavoro, proprio un ponte tra scuola e lavoro. Grazie anche alla realizzazione di tanti progetti pratici e alla collaborazione anche con importanti realtà aziendali, gli studenti riescono davvero ad aumentare quello che è loro proprio bagaglio di esperienze, di competenze teoriche, esperienze reali nel mondo del lavoro. E ne parliamo con la direttrice che vediamo anche in collegamento video, Guia Berti, grazie per essere con noi, direttrice. Buongiorno Eva. Ma non è sola, perché diamo il benvenuto sulle di radio anche al professor Lapo Baglini. Buongiorno Eva e buongiorno a tutti. Intanto professore, le devo mandare i saluti di una persona che conosce le di radio, è stata anche nostra ospite, una grande sportiva e campionessa, che è Gloria Peritore, che questa mattina mi ha detto: intervisterai il mio mental coach. È così, professor Baglini? Sì, Gloria è stata in realtà anche una mia allieva tanti anni fa, quando insegnavo al Polimoda nella parte di marketing. Quando poi ha cominciato la sua attività sportiva, l'ho seguita dal punto di vista di mental training per 8-9 anni. E la cosa bella è che adesso ha cominciato anche lei a studiare e soprattutto mi ha detto: voglio riuscire a capire che cosa abbiamo fatto insieme per questi 8 anni. E quindi si sta formando presso di noi per diventare a sua volta una coach anche di altri atleti. Bellissima questa cosa, quindi insomma la professione che si divide in due sia sul ring che all'esterno. Direttrice, sì. Come si sta riorganizzando la scuola anche per far fronte a quella che è la situazione nel quale ci troviamo? Insomma, come stanno andando le cose? Ci faccia un po' il punto della situazione. Allora Eva, insomma, il punto è un punto un po' scottante. Noi ci siamo organizzati per far rientrare i ragazzi in aula in presenza, come tutti del resto. Ricordo che i nostri corsi sono cominciati il 2 di novembre e il 6 di novembre i ragazzi erano già a casa. Come ci siamo organizzati? Ecco, abbiamo chiaramente gestito gli spazi come da DPCM, come la legge vuole, quindi disinfettanti in tutti gli angoli, distanziamento. Abbiamo distribuito, noi abbiamo un'unica classe di 50-55 ragazzi, che invece di farli stare in un'unica classe fisica come tutti gli anni, li abbiamo distribuiti su 3 aule. In un'aula c'era la presenza fisica del docente, le altre 2 aule i ragazzi sentivano e vedevano il docente tramite tutta un'installazione di telecamere, videoconferenze interne. Quindi insomma abbiamo anche fatto un investimento importante affinché la didattica proseguisse in presenza, perché noi questo chiediamo e in questo crediamo: la didattica deve proseguire in presenza, ma non la didattica alla scuola scienze aziendali. La didattica in generale, io ho una figlia di 15 anni che è in seconda liceo e insomma vedo quali sono purtroppo i risultati e le lacune che questi ragazzi si porteranno dietro per tutta la vita probabilmente. Quindi vi siete organizzati in questo modo, direttrice, quindi insomma i ragazzi avranno anche un po' di difficoltà, come del resto insomma anche quelli che ci stanno ascoltando adesso, perché non è semplice insomma la didattica a distanza. No, assolutamente, anche perché appunto dopo 3 giorni di presenza i ragazzi hanno cominciato a seguire le lezioni a casa su Teams. Il professor Baglini ne sa qualcosa, ecco, e poi soprattutto le sue lezioni, che sono lezioni molto dove c'è una componente umana predominante. Quindi i ragazzi sono a casa e i docenti non fanno da casa, i docenti vengono qui, noi abbiamo una telecamera, loro quindi riescono a far vedere anche la fisicità dell'aula, utilizzano una lavagna particolare affinché i ragazzi da casa possano vedere anche quello che il docente scrive. Quindi diciamo che è una didattica a distanza un pochino più movimentata, ma rimane comunque una didattica con dei gravi limiti, dei grandi limiti. Eh sì, perché poi diciamo che anche il confronto tra ragazzo e ragazzo, insomma, vuol dire proprio il confronto anche per la collaborazione. È fondamentale. Quello che caratterizza tanto la nostra scuola, voi pensate che noi facciamo
sessioni di 8 ore di aula giornaliere. Sapete cosa vuol dire stare 8 ore davanti a un computer? Ma ad ascoltare lezioni non solo frizzanti come quelle di Marco Maldini, che sono lezioni coinvolgenti anche a livello emotivo, sentire anche lezioni molto molto teoriche, certo. La fisicità di un'aula, il cameratismo, la condivisione degli spazi e quindi tutto ciò che ruota intorno alla didattica è fondamentale per l'apprendimento. La scuola non è solo un leggere un libro, un studiare un libro. Se si limitasse a questo sarebbe facile. La scuola è un mondo di emozioni che i ragazzi non riescono più a vivere. E quindi, insomma, ecco, devo dire, non è semplice. Ecco, stanno vivendo una fase molto stancante, molto faticosa e molto impegnativa. Direttrice, al 3925727775 abbiamo un messaggio audio per lei. La didattica. Un messaggio per la direttrice, come ho già fatto anche in altre occasioni. Ma a nessuno è venuto in mente di interrompere le attività didattiche per 2-3 settimane, anche 4, e quindi chiudere completamente la scuola, mettere tutto il personale in ferie e recuperare queste settimane nel mese di estate, quindi a giugno, massimo una settimana a luglio, quando si sa che il Covid, il virus è molto meno aggressivo? Direttrice. Allora, noi non abbiamo i ragazzi a scuola, la scuola è chiusa, quindi noi ci siamo noi, io e due colleghe che gestiscono tutte le videoconferenze, perché dietro a una didattica a distanza c'è tutto un mondo da gestire, anche un mondo tecnico, quindi siamo io e le due colleghe, i ragazzi sono a casa. E volevo ricordare al radioascoltatore che le nostre lezioni durano fino alla fine di luglio, quindi purtroppo non recuperiamo alla fine di luglio per poi riprendere dal primo settembre, quindi è un recupero. Poi sa, il problema è che noi abbiamo messi a casa, ma non sta a noi decidere quando rientrare. È Conte che lo decide, non è nella scuola scienze aziendali né tantomeno a nessun'altra scuola, sono loro che ci dicono quando far rientrare i ragazzi. Andiamo dal professor Lapo Baglini. Professore, quali sono le materie che insegna la SATI? Allora, le materie sono diverse e hanno a che vedere con quelle che si chiamano interpersonal skills, cioè competenze interpersonali. Quindi in questa fase, che è abbastanza tranquilla, insegno in realtà time management e problem solving, sono nomi in inglese. Da gennaio invece una delle cose che faccio, preparo i ragazzi al business tutor, dove andranno a presentare i loro progetti, i loro business plan davanti a 480 persone, se l'auditorium sarà completo, e quindi li accompagno in quelle che si chiamano presentation techniques, cioè per riuscire a gestire, e a 20 anni non è sempre facile, a gestire la parte emotiva del parlare in pubblico davanti a quasi 500 persone. Quest'anno abbiamo, come diceva la direttrice, il business tutor è a luglio, e quest'anno l'abbiamo dovuto fare a ottobre, l'abbiamo dovuto spostare e non è stato possibile, proprio per un DPCM, farlo in presenza in auditorium anche a ranghi ridotti. Abbiamo fatto una diretta televisiva, ma in ogni caso è stata una cosa emotivamente molto coinvolgente per gli studenti. Nel secondo semestre insegno anche tecniche di negoziazione nella specializzazione di marketing, però diciamo che la parte più importante e la parte anche più coinvolgente è fare in modo che i ragazzi si presentino al loro business tutor per vivere un'esperienza indimenticabile, gestendo la parte emotiva e mostrando le loro competenze. Professor Baglini, lo aveva già accennato anche la direttrice, ma ci voglio tornare in merito, ma com'è fare lezioni a distanza, specialmente per delle materie molto interattive come le sue? Allora, in questo mi hanno aiutato i ragazzi. Vi dico solamente una cosa: abbiamo scoperto che su Teams c'è un modo per vederli tutti e non solamente i primi 9 e 18. Viene una cosa molto bellina, sembra che siano su delle poltrone bianche, e sono loro che mi hanno detto, prof, ieri pomeriggio fra l'altro, prof, facciamo così ci vede tutti. E diciamo che dal mio punto di vista è faticoso e anche entusiasmante quando arrivi in fondo alle lezioni e i ragazzi non vogliono andare via, non vogliono smettere alle 6 di pomeriggio, è una delle più grandi soddisfazioni che possiamo avere.
si cerca di renderle interattive il più possibile, anche grazie al fatto che loro riescono a vedere sia il docente, sia le slide delle quali stai parlando, sia se te scrivi qualcosa alla lavagna, attraverso un telecomando puoi anche far visualizzare la lavagna sugli schermi dei ragazzi. Si cerca un'interazione per quanto possibile, anche se la Guia lo sa bene, non è la stessa cosa. Direttrice, invece, quali sono le lezioni del primo semestre che sono iniziate? Allora, oltre alle lezioni di professor Baglini, è cominciata economia aziendale, diritto tributario, diritto d'impresa, economia delle imprese, inglese, spagnolo, francese. Ecco, insomma, mi capisci, Eva, quando dico che alcune materie sono materie importanti, ecco, E senta, in chiusura, quali consigli si sente di dare a quelli che sono i nuovi corsisti di Sati, ma anche agli studenti in generale, proprio per questo periodo che stiamo vivendo, per gli studenti? Come dico sempre, bisogna resistere, mettere tanto impegno, perché è l'impegno e sono le basi del futuro di questi ragazzi. Quindi stringere i denti, cercare di seguire il più possibile. Noi siamo sempre disponibili, se uno non capisce, insomma, la disponibilità della scuola c'è, come c'è la disponibilità comunque di tutte le scuole, e nell'attesa di momenti migliori che arriveranno presto, spero con tutto il cuore. E professor Baglini, anche un suo consiglio? Il mio consiglio è di mantenersi curiosi, sia i docenti che gli allievi, anche per queste nuove modalità. Apparentemente possono sembrare solamente delle limitazioni, ma si può sempre apprendere qualcosa, anche semplicemente nel modo di scherzare o di essere insieme pur non essendolo. E vedere i ragazzi che lo stanno facendo è una delle cose più importanti, che mi fa ben sperare, soprattutto per il 2021. Grazie davvero agli amici della Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali Piero Baldesi, alla direttrice Guia Berti, al professor Lapo Baglini. Grazie a tutti voi. Grazie, al prossimo giovedì.